Adesso ci seguiamo con Rosario Landro che parlerà su indicazione del professor Zeisel di alcuni messaggi che non sono proprio attendibili, che non seguono un determinato protocollo. Ma dare il dottor Zeisel con la sua tecnica del meno. Siamo? Io cercherò di mostrare questa indicazione, proprio uno dei suoi documenti, sicuramente competenti, a quanto gli stessi ci tirate a poco, documento in cui vi espone la classification of the stella per il 2014. Bene, tale relazione del 2010 in Inghilterra, nella prestigiosa sede della Royal Society, in occasione del secondo simposio della International Academy of Astronautics sul tema suggestivo ed affascinante Search for Life in Signature, ricerca per le firme, per l'attestazione della vita. Se poi per vostra curiosità volete andare a vedere sul sito della Royal Society il calendario degli eventi, vi renderete conto di quanta attenzione da tempo viene dedicata a questa tematica. Dice il professor Zeisel che sulla base di determinati criteri di classificazione proposti, tutti i messaggi radio interstellari conosciuti sono messaggi. Limitazione della trasmissione radio interstellare intesa come non corrispondente a determinati criteri verso tutti le probabili civiltà extraterrestri può provocare un grande silenzio. Per classificare i messaggi radio interstellari è bene che gli elementi si scelgano con una cosiddetta lista, la metafisica, all'ordine che è stato bocciato dal professor Zeisel. Che è messo in questo extraterrestre intelligence, messaggistica, cioè all'intelligenza extraterrestre. Queste questioni fondamentali si possono concretizzare nei tre seguenti punti. Il primo, la scelta delle stelle di destinazione. Il secondo, l'energia necessaria per inviare nella maniera corretta le informazioni. E il terzo, la disponibilità all'interno del corpo del messaggio di una chiave di lettura speciale, digitale, analogica, che consenta allo straniero, a loro, di decodificare il nostro messaggio. Pertanto, al fine di classificare la messaggistica radiointerstellare, è necessario scoprire se ci sono delle serie preoccupazioni per quanto riguarda come ciascuno di questi tre aspetti vengono affrontati. Dall'analisi dei messaggi già inviati, si evince che soltanto 5 soddisfano tutti tre criteri menzionati in precedenza nella massima misura. Il messaggio di Arecibo del 74, Cosmic Polo del 99, Teenage Message del 2001, ancora con Cosmic Polo del 2003 e The Message from the Earth del 2008. Purtroppo, la maggior parte degli oggetti che vengono dichiarati in Interstellar Radio Message non possono essere considerati dei validi progetti medi e così si possono definire pseudo-medi. Ho detto anche stanze nel senso di acrobazie come delle gravate che stanno decisamente di bizzarro, anche se, come vi farò vedere, sono supportate da una notevole macchina organizzativa. Senza entrare troppo nei dettagli tecnici, quindi elencherò alcuni di questi casi e i loro difetti. Partiamo e cominciamo con il Deep Space Communication Network. Questa è un'organizzazione privata situata proprio accanto al Kennedy Space Center, che è Canaveral, la famosa base di NASA statunitense, è stata costituita appositamente per comunicare con lo spazio esterno da un gruppo di ingegneri ed esperti di radiotrasmissione. Cioè, nonostante le premesse, l'11 marzo del 2005 si effettua la prima trasmissione commerciale di un sito web nello spazio. Craigslist.org è un sito di community web. E ora la pubblicità. La pubblicità delle patatine Doritos. Infatti questo messaggio venne inviato il 12 giugno 2008 e diciamo subito che non soddisfa i due dei requisiti fondamentali, il potenziale energetico in quanto il radar è scarso da dove si effettua la trasmissione. Thank you.
donazione da Doritos per l'utilizzo dei loro impianti non furono un sacco di soldi, ma potevano rappresentare l'inizio di un nuovo percorso per utilizzare tali risorse in modo nuovo, e nel futuro il denaro proveniente da questo tipo di servizio commerciale sarebbe potuto servire per finanziare la ricerca pura. Questo era in sintesi il punto di vista dell'allora direttore di ESCAD. Tutta la nostra solidarietà a sostegno della ricerca, ma tuttavia è da ribadire che per quanto riguarda il dato oggettivo che ci interessa in questo contesto è che questa trasmissione non soddisfa quelli due dei requisiti fondamentali per il progetto degli universi nello spazio. Per commemorare i 40 anni di registrazione della canzone, il 45esimo anniversario della creazione della rete del Deep Space Network e il 50esimo anniversario del lancio del primo satellite americano, Explorer 1. La trasmissione è stata fatta dalla stazione europea di Imaging Deep Space Communication Complex. E adesso, se vi faccio vedere per qualche secondo il video ufficiale che la NASA ha messo a punto per promuovere le
col quale sto aprendo questa conferenza oggi a Messina è la prossima che terrò a Catania. Sì, sì, a Catania il lunedì 30 maggio. Well, the title of my presentation, as you know, message to intelligence, past, present and future. I am Alexander Zaitsev from Institute of Radiotechnics and Electronics, Russian Academy of Science. And if you have any questions, please use this email address to communicate with me and I shall try to give you a answer. Sì, questo come potete vedere è il titolo della mia comunicazione di oggi, quindi i messaggi alla intelligenza extraterrestri, passato, presente e futuro. Io sono il professor Alexander Zaitsev, e lì in fondo potete vedere l'indirizzo email, perché mi farebbe piacere rispondere a delle eventuali domande che possono venire in mente oggi. Chiaramente quello è l'indirizzo al quale scrivermi e risponderò quanto prima con molto piacere. Utilizziamo questo concetto, quello del presente, passato e futuro, per sottolineare che i messaggi che intercorrono tra la Terra e quindi che ricorrono distanze interstellari hanno bisogno di molto, 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 moltissimo tempo. Ecco perché ho voluto dare questo titolo, anche se sul website voi potete trovare ancora più notizie inerenti a questo concetto che oggi andrò a trattare con questa mia comunicazione. Later, Professor Schuch, who is the City Lega President, used this combination past, present, future for subtitles of our new book, which was published in Springer this year. E il professor Such, che poi è l'autore appunto del titolo, la cui copertina vediamo adesso in slide, ha utilizzato past, present e future, quindi passato, presente e futuro, proprio come sottotitolo al suo libro, quindi alla ricerca di un'intelligenza extraterrestre, edito da Springer. And if you are interested in, a conoscere un po' di più su questo argomento, quindi ancora di più nel dettaglio, proprio riguardante il mio messaggio di intelligenze extraterrestri, potete consultare il 21° capitolo di questo libro, che è stato appunto